È un orgoglio che proviene dal fatto che abbiamo fatto un lavoro straordinario. Dico abbiamo fatto perché siamo una squadra. Ci sono 6.200 associazioni che stanno lavorando intensamente nell'ambito della cultura, nell'ambito del paesaggio, in ambiti che fino ad oggi non erano stati valutati come propri del mondo pro loco. Oggi ancor di più invece, grazie all'interesse, alla sensibilità dimostrata da tutti quanti i nostri associati, stiamo coprendo anche questo. Dal 2012 noi siamo accreditati all'UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale. Dal 2019 io ho avuto l'onore di sottoscrivere una convenzione con le ONG italiane, sono 9, riconosciute dall'UNESCO, e siamo i coordinatori appunto delle ONG accreditate all'UNESCO per la salvaguardia di questo patrimonio straordinario, che è il patrimonio della tradizione, della cultura, del territorio. Le Pro Loco nascono nei borghi, nasciamo 140 anni fa, per lo statuto di allora recitava: le Pro Loco vogliono curare quello che è la parte del paesaggio e renderlo più bello e accogliente. Questo è una cosa che a 140 anni di distanza sta avvenendo ancora di più, e questa sensibilità, questa capacità di rigenerarsi, di essere e superare quello che è il momento della pandemia, direi che è un sintomo, un sinonimo della capacità dei nostri uomini, delle nostre donne, dei nostri giovani di restare sul territorio e curarlo nel prossimo futuro, sempre meglio, sempre di più.